Buonasera. Sì. No, ti do uno schiaffo se non tu va via. Andiamo. Facciamo insieme, la facciamo. Facciamo prima Juan Jesus, no? Prima Juan Jesus. Volevi vicino. Sulla destra. Vabbè, lo fa vicino, facciamo vicino. Juan sulla destra. Devi girare. Ah, eccomi. Buonasera innanzitutto. Allora, 5 anni fa, più o meno di questi tempi, lei giocava complice la squalifica di Fazio nella gara d'andata a Barcellona, il ritorno con la Roma di Champions League dei quarti contro il Barcellona, una rimonta pazzesca, 4-1 al Camp Nou, 3-0 all'Olimpico e qualificazione in semifinale. È un auspicio importante, che cosa ha detto magari ai suoi compagni per caricarli? È una storia diversa perché comunque... Prima perché sono 5 anni fa, quindi è già il passato. E adesso devo pensare ad aiutare Napoli, a pensare a passare turno, anche se 5 anni fa tutti pensavano che era impossibile, siamo riusciti. E adesso penso che è un po' più semplice, non è ribaltare un risultato con Barcellona, di Messi, Iniesta, tutto quanto, ma sì, ribaltare una partita in casa con i nostri tifosi, con la squadra che abbiamo adesso. Ciao, buonasera. Come te lo aspetti domani il Napoli? Impetuoso o consapevole? Consapevole, perché comunque stiamo dimostrando in tante partite cosa è Napoli. Se oggi abbiamo questo stacco di 22 punti, penso che dobbiamo essere consapevoli della nostra qualità, di sapere perché siamo arrivati qui e fare il nostro meglio. Eccoci, allora il Maradona sarà certamente diverso, no? Perché questa pace che è stata fatta, che cosa vi aspettate, che cosa vi sentite di dire ai tifosi? Facciamo un appello per spingere ovviamente ancora di più a questa impresa. Io penso che nel momento in cui siamo arrivati non serve un appello, serve comunque fare il tifoso che ti fa e spingere la squadra il massimo possibile e noi faremo il nostro meglio dentro campo. Se sentiamo che i tifosi ci spingono, sicuramente è più semplice da giocare, anche perché abbiamo visto contro la Juve che partita è stata, perché abbiamo sentito dagli spalti la forza del pubblico. Ma il microfono. Ciao Juan, un ritorno dei quarti di Champions si prepara sul piano tecnico-tattico, però direi anche sul piano mentale, considerando che all'andata ci sono state più provocazioni da parte del Milan. Ti chiedo se magari ne avete parlato nello spogliatoio, vi siete detti qualcosa, ve l'ha detto Spalletti qualcosa, siete pronti mentalmente anche magari a non cadere in provocazione? Poi l'ultima chicca. Ricordo che il termine cazzimma risponde alle coordinate di Napoli e non di Milano. Giusto, io penso che in una partita così loro hanno giocato l'andata a fare quello che hai detto tu, a fare un po' di polemiche e tutto quanto, ma noi abbiamo risposto in campo, abbiamo risposto giocando a calcio e risponderemo così anche domani. Ovviamente dobbiamo essere un po' più svegli, un po' più furbi e anche... ovviamente ci servirà la cazzimma, no? Quindi per passare il turno servirà questo. Sì, cazzimma, cazzimma, tanta di quella cazzimma, ma proprio la sbatta di pugni per terra. Vai, vai. Sulla sinistra, Radio Kiss. Ciao Juan, con domani è la terza volta che affrontate il Milan praticamente in 2 settimane, in 18 giorni. Ti volevo chiedere quali sono le difficoltà maggiori nell'affrontare la squadra di Pioli, l'attacco di Pioli. Loro in attacco sono... forte, perché c'è Leao, Giroud, Brian Diaz che sta vivendo un buon momento. Dobbiamo stare attenti nella ripartenza loro e poi tenere palla noi. Se abbiamo palla noi loro non possono fare niente, quindi dobbiamo giocare il nostro calcio e dare il nostro meglio.
Ciao Juan, domani sarei chiamato a sostituire Kim, sempre il mister, insomma, ti schiererà titolare, vedremo domani, che è un difensore che oltre alla forza, in fase difensiva appunto, quest'anno ha la caratteristica di impostare spesso la manovra del Napoli, comunque di portare in avanti l'azione. Proverai anche a surrogare, nel caso sarai chiamato in causa, questo aspetto o manterrai quelle che sono insomma le tue caratteristiche? Chi è un gran giocatore, però non penso che io sia di meno, anche perché gioco in Serie A da 12 anni, ho affrontato delle partite molto più complicate, più difficili di questa di domani, ma sono pronto, sono consapevole anche delle mie caratteristiche e qualità e farò del mio meglio, se devo impostare, se devo, non so, devo fare di tutto per vincere la partita domani. Ciao Juan, hai appena rinnovato il tuo contratto, ci racconti il legame che si è creato con la città e con questo club così forte? E poi, visto che ci lavori ogni giorno, per la prima volta domani in questa stagione il Milan sfiderà Osimhen, quanto cambia una partita con lui in campo? Grazie. Io a Napoli sto a casa, sembra il Brasile, anche perché la gente molto calorosa, molto, sai, presente, quindi sembra davvero di stare in Brasile. C'ho un legame importantissimo con la città e spero di avere ancora per questi due anni di poter sfruttare al meglio. Penso che sia un problema per la difesa del Milan, perché Victor è in forma, Victor è il nostro capocannoniere e dimostra ogni partita che c'è quella fame, c'è quella grinta di fare sempre di più. Quindi speriamo domani lui possa continuare quello che sta facendo e di portarla avanti la squadra. Chi teme di più del Milan nella gara di andata e sulla ripartenza, che praticamente il Napoli è stato fregato, concedimi questo termine? Leão, penso che Leão è un giocatore molto completo, molto veloce, potente, uno che c'è dribbli, quindi penso in questo momento Leão un po' faccia del male. Hai detto che a Napoli ti senti come a casa, vorrei sapere se ti senti più a casa a Napoli rispetto a altre città che hai vissuto come Milano e Roma, e se hai preparato anche già qualche vignetta, visto che tu sei solito sui social Batuan pubblicare già qualche vignetta, se l'hai preparata insomma. Guarda, io ogni città c'ho una storia diversa. Milano comunque è stata la mia prima città in Europa, ho vissuto 5 anni, ho tanti amici, sono cresciuto lì, sono maturato lì. A Roma è nato mio figlio Edoardo, quindi ho dei legami particolari con le città. E a Napoli sto vivendo il mio momento migliore calcisticamente. Non c'è una città meglio dell'altra, per me sono tutte case per me, perché dovunque sono passato, dovunque ho avuto una storia, non è che poi sono stato 5 mesi, sono sempre stato 5 anni, adesso ho fatto 2 anni e più 2, quindi ogni posto per me è sempre casa, non c'è differenza. E poi per la Vienta è una sorpresa, quindi sì, è tutto a posto. Ciao Juan, nello scorso anno aprile fu un mese fatale per voi, quest'anno invece aprile può riscrivere la storia del calcio Napoli, ci state pensando a questo? Certo, siamo consapevoli di quello che stiamo facendo, anche perché si sente già nella città dopo 33-32 anni poter portare l'allegria, ci manca ancora delle righe da compiere il libro, abbiamo ancora questo mese d'aprile per fare la storia. Penso che il gruppo è preparato per cambiare l'aprile dell'anno scorso con questo aprile di quest'anno. Grazie, bellissima Juan, mi raccomando, la tua esperienza portala e mettila tutta in campo domani, perché ti vogliamo un guerriero come tutti gli altri. Vai Juan, vai, ascoltiamo Spalletti. Buonasera mister, ben trovato. Cosa ha pensato di nuovo rispetto alla gara dell'andata per questo ritorno? E domani sera, al di là del risultato, lei sarà soddisfatto se?
qualcosa di nuovo. È chiaro che avendoci giocato anche due volte così vicino si va a lavorare ancora più in profondità su alcuni dettagli, su quello che è successo in campo, senza andarle a vedere con altre squadre, che diventa più facile trovare probabilmente delle cose da sistemare. Ci sono sempre cose da sistemare. Noi, come dicevo prima, siamo partiti da quando è stata riformata un po' questa squadra con un'idea di calcio, per cui non è che una volta tutta avanti, una volta tutti dietro. Se c'è un dialogo ormai che dura da anni, non è che ci si possa deformare totalmente. Bisogna trovare degli accorgimenti a delle cose che possono succedere dentro la partita, tipo queste ripartenze dove poi il Milan ha delle qualità differenti a tante altre squadre, perché le ha un po' tutte, perché il Milan ha scocca, motore, ha tecnica, ha questa facilità di, se gli dai campo, di avvicinarsi con il portiere, perché è abituato a fare anche il regista difensivo, perché come sono un po' in difficoltà ripartono sempre da Magnan. Per cui la cura dei dettagli, l'attenzione è quella che riuscirà poi a metterci in condizione di essere più bravi di loro, insomma, ecco. Dicevo prima alle televisioni, qualsiasi cosa che riguarda il successo trovi sempre due cartelli, entrata e uscita, per cui di uscire non siamo contenti. Sarò felice soltanto se si riesce a passare il turno, perché sennò poi qualsiasi consolazione di prestazione sarà una consolazione magra, insomma, ecco. Noi dobbiamo fare come abbiamo fatto nella partita d'andata. Siamo usciti con qualche svantaggio, ma non abbiamo avuto rimorsi per quello che è successo. Poi è chiaro che se si va a vedere negli episodi, qui dovevi far gol, lì dovevi fare il contrasto in più perché sono usciti troppo facilmente, però poi in generale la prestazione che mi aspetto è quella della partita d'andata. Buonasera. Condizione innaturale per voi, siete in testa dalla prima giornata più o meno in campionato, siete stati in testa nel girone, siete partiti davanti con l'Eintracht Francoforte, stavolta vi trovate costretti a inseguire, cambia qualcosa o Spalletti chiederà al Napoli di essere sempre se stesso? Io sono convinto che si riesce a creare situazioni importanti soltanto se si fa una prestazione di alto livello, se si mette in campo quella qualità, se siamo intensi, se siamo bravi a trovare quegli spazi e poi ad uscirne il più veloce possibile, siamo bravi a fare questo possesso palla che ci mette nelle possibilità o nelle condizioni di trovare un po' quelle che sono le nostre qualità, perché noi siamo una squadra che dobbiamo giocare al calcio. Certo, un paio di calciatori è difficile che riescano poi a tirar fuori il colpo da soli se non viene da un comportamento di squadra, per cui io penso che sarà così anche domani sera, perché la squadra si merita di fare una bella prestazione domani. Gazzetta dello Sport, e si prepara il Corriere della Sera. Buonasera. Da inizio anno lei batte su uno dei tassi su cui batte i titolari da 60 minuti e quelli da 30 minuti. Domani forse ci vorranno titolari da 60 e 60. Cioè, se psicologicamente lei ha preparato anche la squadra, che col fatto che non c'è più il gol in trasferta eccetera, la possibilità, diciamo, di andare supplementari aumenta, e se non dico fisicamente, se c'è stata una preparazione concettuale sul discorso dei rigori, perché poi è chiaro che provarli a freddo conta relativamente,
rispetto alle situazioni in cui uno si ritroverebbe? Allora sì, abbiamo cercato di prepararci a tutto, perché si fa un po' così, e staremo attenti, perché a questo punto del campionato poi qualche defezione, come ci abbiamo purtroppo un po', perché ci sono successi, un po' perché ce l'hanno imposte, però qualche defezione ce l'abbiamo, e bisogna essere bravi a pensarle un po' tutte, compreso la possibilità di andare a calci di rigore, che naturalmente sono stati provati, ma io penso le abbiano provato tutte le squadre che partecipano a questo turno. Ma lì c'è da vedere, poi si fa un gruppo di calciatori e si fa una lista in base a quella che è il numero della battuta che bisogna eseguire, perché poi secondo noi quelli più bravi debbono battere prima, non debbono aspettare di essere all'ultimo, perché poi l'ultimo a volte può darsi che non ti venga concesso di batterlo, ecco. Sì, eccomi mister, buonasera. Questa sfida di Champions si è dibattuto molto sull'esperienza, sul concetto di esperienza. Se secondo lei c'è ancora questo gap rispetto al Milan, almeno nel contesto attuale, nella situazione attuale, e quindi quanto conta l'esperienza, se la sua squadra secondo lei ha acquisito una giusta esperienza. E poi prima Jesus ha parlato dice noi abbiamo risposto sul campo, dovremo continuare a farlo anche con un pizzico di furbizia in più. Che si intende per furbizia? Immagino ne abbiate parlato. Grazie. Noi l'esperienza ce la siamo fatta perché ormai abbiamo giocato.